Anni portati splendidamente e forma fisica perfetta. Gianni Alexander ha alle spalle una carriera televisiva davvero invidiabile. Conosciuta ai più come la cattivissima Lucrezia Van Ecker di Elisa di Rivobrosa, Gianni si è imposta nel mondo dello spettacolo come attrice in film del calibro di Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore, Prendimi l'anima di Roberto Faenza e non solo. Tra le fiction, per esempio, spicca pure La Freccia Nera. Nel suo curriculum c'è anche Mister O, il programma di Italia 1, che ha presentato da sola nel 2011, e insieme a Paola Barale, Marco Berri, Daniele Bossari, Andrea G. Pinkers, Rachele Restivo e Nicole Pellizzari l'anno successivo. Nata a Watford, Gran Bretagna, Gianni Anna Alexander è una delle attrici e delle conduttrici più conosciute degli ultimi anni. Padre britannico e madre croata, si trasferisce prestissimo a Roma insieme alla famiglia. I genitori, attivi nel mondo del doppiaggio, sono determinanti nella sua scelta di impegnarsi fin da giovanissima come doppiatrice. A 16 anni, infatti, comincia a lavorare anche come modella. Il debutto televisivo è del 2001 nella conduzione di Comings on Television, a cui segue il game show notturno di LA7 Zengi all'interno del contenitore Cal Game. Nel 2007 Gianni ha avuto un gravissimo lutto, l'amata sorella è morta a causa di un tumore. Sbagliando, pensiamo sempre agli altri, e mai a noi stessi. Cerco di controllarmi, di fare prevenzione. Mammografia, per esempio. Mia sorella aveva 42 anni quando è morta, nel 2007, di cancro al seno, aveva raccontato l'attrice. Esordisce sul grande schermo con un cameo nel film Le donne non vogliono più di Pino Quartullo. Recita anche nell'Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore, e in Prendimi l'anima di Roberto Faenza. Tra le fiction TV più conosciute a cui ha preso parte, la serie TV Elisa di Rivobrosa, dove interpreta la marchesa Lucrezia Van Ecker Beauville, Ho sposato un calciatore, regia di Stefano Sollima, e La Freccia Nera, diretta da Fabrizio Costa. Nel 2007 interpreta nuovamente il ruolo della marchesa Van Ecker in La figlia di Elisa Ritorno a Rivobrosa, diretto da Stefano Alleva, seguito della serie Elisa di Rivobrosa. Nel suo curriculum ci sono anche la miniserie televisiva Anna e i 5 e il commissario Manara. Nel 2018 entra nel cast della terza edizione del Grande Fratello VIP. L'attrice è stata sposata con Christian Schiozzi, dal quale ha avuto il figlio Damiano, e con il quale è in ottimi rapporti anche dopo essersi separata.
bellezza sconvolgente tra il moderno e il classico, con quei capelli color rame, suo marchio di fabbrica, un viso illuminato da occhi verdi e lentiggini. Jane Alexander è fidanzata con il musicista romano della band Vatican's Gianmarco Amicarelli.